ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho due pacchi da spacchettare, da aprire. Mi sono arrivati in questi giorni, quindi ci tengo a spacchettarli insieme a voi. So già da che siti arrivano. Questo pacco arriva da Shein, mentre questo pacco più piccolino arriva da Zaful. In realtà da Zaful mi erano già arrivati prima del Natale questi due capi, che però non vi avevo ancora mostrato proprio perché aspettavo il resto dell'ordine. Quindi direi di partire subito e parto proprio da Zaful. Vi lascio i link di tutti gli articoli che vi mostro, tutti i capi che vi mostro qua sotto nell'info box, se vi possono essere utili. E parto da questo maglioncino che vi giuro mi è arrivato praticamente da due settimane, sì, prima del Natale, quindi circa due settimane, che ancora non l'ho spacchettato, proprio perché ci tenevo a farlo in diretta con voi, a darvi le mie prime impressioni. Quindi spacchettiamo adesso. Innanzitutto, l'unica cosa che al momento non mi è piaciuta di Zaful è che purtroppo ho dovuto pagare la dogana, che poi, essendo una collaborazione, visto che comunque i capi me li hanno mandati loro, mi hanno rimborsato. Però per qualcuno che acquista su questi siti e acquista perché vuole risparmiare su dei maglioncini, dei vestitini, comunque rispetto magari ai nostri negozi come Zara, H&M, eccetera, però poi quando arriva il pacco a casa deve pagare la dogana, diciamo che i soldi che ha risparmiato sui capi alla fine li spende nella dogana. Quindi questa cosa secondo me dovrebbero modificarla. Comunque i capi arrivano davvero confezionati molto bene, piegati bene, non stropicciati, cosa che invece capita con tanti altri siti asiatici. Poi guardate, c'è anche la carta velina, una piccola carta velina all'interno. Come prima cosa ho scelto questo maglioncino che devo dire che è fatto parecchio bene. L'ho scelto di questo grigio con una punta di blu. E la cosa che mi piace moltissimo di questo maglioncino è che ci sono tutte queste perle. Sapete che le perle in questo autunno-inverno 2017-2018 saranno molto, infatti spero di trovare qualche maglioncino in saldo da Zara con le perle, perché non voglio spendere troppi soldi per questi maglioncini, visto che comunque magari le perle sono la moda di quest'anno, magari l'anno prossimo non andranno più, quindi preferisco spendere poco quando ci sono queste mode un po' del momento. Comunque, il maglioncino ha la manica molto ampia, come potete vedere le perle vanno su tutta la lunghezza della manica, sul giro collo e sulle spalle. È fatto davvero molto bene ed è un maglioncino corto, come potete vedere, e questo sta bene con i jeans skinny, a vita alta, magari il maglioncino infilato all'interno dei jeans. Questo, se non sbaglio, l'ho preso in taglia S, comunque vi lascio tutti i dettagli qua sotto nell'info box perché non voglio sbagliare. E di questo modello c'era anche di altri colori, però io sono ricaduta su questo perché mi piace davvero molto. Sempre prima del Natale ho ricevuto quest'altro maglioncino che è contenuto all'interno di questa bustina di plastica, quindi è confezionato davvero molto molto bene. Raramente mi capita di trovarli confezionati così. E ho scelto questo maglioncino che sicuramente, se seguite i miei video, riconoscerete perché assomiglia tantissimo ai maglioncini che ho preso da Bershka qualche settimana fa. L'ho preso in rosa e in azzurro, quindi è sul sito di Zaful, l'ho scelto questo giallo cerame che mi piace un sacco, e di questo colore non avevo assolutamente niente, quindi sono contenta di aver preso un maglione con un colore che ancora non avevo, perché solitamente li fanno sempre un po' sugli stessi colori. Anche questo, se non sbaglio, l'ho preso sempre in taglia S, e ragazze, è davvero identico, quasi identico a quelli di Bershka. Forse quelli di Bershka sono non più morbidi, perché in realtà è morbidissimo anche questo, ma quelli di Bershka forse hanno un pochettino più di pelo, non so come chiamarlo, che si nota un pochettino di più. E anche qua le maniche, un po' come quelle di Bershka, sono molto molto ampie, con l'elastico al polso, con il polsino elasticizzato, quindi restano veramente molto ampie. E queste maniche a sbuffo devo dire che mi piacciono molto. Da quando ho preso i maglioncini di Bershka praticamente li sto indossando quasi un giorno sì, un giorno no, si può dire, perché mi piacciono molto. E questo davvero è praticamente quasi identico, non ricordo il prezzo, comunque appunto trovate i dettagli sotto nell'info box, e fino adesso sono molto contenta, sono fatti bene. Adesso vado a spacchettare invece questo pacchettino, sempre di Zaful, che mi è arrivato giusto l'altro giorno e ancora non ho spacchettato. Vediamo un po' come sono gli altri articoli che mancano. Abbiamo allora un altro pacchettino, poi abbiamo
altri due capi di abbigliamento confezionati sempre all'interno di queste bustine, che secondo me sono perfette anche da utilizzare magari in valigia o nel bagaglio a mano per mettere le cose sporche o le scarpe. Non ne avevo, quindi mi saranno sicuramente utili, li terrò. Comunque, questa è la prima gonna che ho scelto, non ho mai ordinato gonne su questi siti, quindi sono curiosa insomma di vedere se anche la taglia mi va bene. Questa dovrebbe essere una, no, una M mi sembra, se avrei aver preso la M perché adesso non era disponibile. Comunque è questa gonna a vita alta nera in simil-pelle e copelle. La cosa che mi piace molto è che ci sono questi fiori sulle cosce, dietro invece è semplice, tutta nera, c'è la zip laterale con un bottoncino per poterla chiudere, per averla leggermente più aderente. E vediamo se c'è la taglia. Tra l'altro c'è il cartellino, cosa non da poco perché di solito non ci sono. E sì, vi confermo che ho preso la taglia Europa 36. Spero che mi vada bene, perché a guardarla così mi sembra forse un po' troppo grande in vita, speriamo di no. E inoltre all'interno c'è anche la sottoveste, quindi è davvero, davvero fatta bene. Complimenti a Zaful, non avevo mai collaborato con loro, mai, e devo dire che sono rimasta contenta perché sono tutti molto molto buoni come capi. Poi all'interno di quest'altro sacchettino c'è un'altra gonna, mi sono data le gonne in questo ordine e ho scelto questa, che ho preso sempre in taglia M mi sembra. No, oddio, mi hanno mandato la taglia L. Peccato davvero per la taglia, perché il modello mi piace un sacco, così come il colore, questo rosa malva. Non avevo nessuna gonna di questo colore, quindi sicuramente la farò stringere, perché è fatta bene, è davvero di buona qualità. E poi mi piace il modello, ha le tasche davanti, da entrambi i lati. E poi ha anche questo incrocio sul davanti, con questi lacci, quindi si può fare il fiocchettino. Queste gonne mi piace portarle con delle magliette infilate all'interno della gonna, delle magliette aderenti o anche magari dei maglioncini. Davvero è fatta benissimo, cioè super di qualità, non me l'aspettavo proprio. Dietro c'è la zip, però sì, è decisamente troppo grande, peccato perché mi piaceva un sacco. E poi mi manca questo piccolo pacchettino, che vediamo cosa c'è. E qua ci sono due set di pennelli. Mi piace sempre scegliere dei pennelli diversi da quelli che ho già, prima di tutto perché li utilizzo davvero tanto e a volte magari mi capita di voler fare un trucco diverso, il pennello sporco, non ho tempo di lavarlo, e quindi se ne ho di più tanto meglio. Sono due set, uno più bello dell'altro. Partiamo da questo, che non sto troppo a spacchettare. Però ci sono all'interno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pennelli fatti in questo modo, con, ne prendo giusto uno, sono tutti confezionati tra l'altro singolarmente e sono fatti come la coda del pesce, del pesciolino. Si parte dall'azzurro e si va via via a sfumare verso il fucsia, e le setole sono bianche con la sfumatura sull'azzurro, mi piacciono molto, le setole sono super morbide. E poi c'è la parte che tiene le setole, ovviamente in oro rosa, mi piacciono un sacco, sono davvero fatti troppo troppo bene. E sono principalmente quasi tutti pennelli, però qui c'è un pennello ventaglio che si può utilizzare per l'illuminante, che sto amando, lo metto un sacco in questo periodo. E poi sì, sono principalmente pennelli per occhi, pennelli grandi da sfumatura, pennelli più piccoli a setole piatte per tipo andare a fare una leggera linea d'eyeliner. Davvero molto belli, non vedo l'ora di utilizzarli sugli occhi. Poi quest'altro invece è un set di 2, 4, 5, 6, 7, 8 pennelli. Qua abbiamo principalmente pennelli per il viso, e anche questo modello mi piace un sacco, anche questi confezionati tutti singolarmente. Guardate che spettacolo, il manico tutto così in oro rosa con le setole in questo caso scure con la sfumatura in alto chiara, anche queste morbidissime. Questo è un pennello per il viso, così come questo e questo, quindi abbiamo tre pennelli per il viso. E poi abbiamo i pennelli per gli occhi, anche qua c'è un pennello ventaglio che un po' si è un po' piegato, però davvero le setole sono morbidissime.
Poi mi piace un sacco il manico del pennello, cioè sono troppo belli sia questi che questi a forma di pesce. Sono davvero due set molto molto belli, ve li consiglio perché non costano tanto, avete un bel po' di pennelli sia per il viso che per gli occhi, quindi se siete insomma alle prime armi potete tranquillamente, stanno chiamando probabilmente mio papà, comunque se siete alle prime armi e non volete spendere tantissimo per i pennelli, questi sono assolutamente consigliati. E poi passo questo mega pacco che invece arriva da Shein. All'interno ci sono due capi che ho scelto da un bel po' di tempo, e anche questo pacco ce l'ho qui da un paio di settimane, però volevo davvero spacchettare tutti insieme a lui. Parto da questa, che è una gonna che ho preso in taglia S, finalmente questa taglia mi andrà bene, si spera. Ed eccola qua, tra l'altro anche i capi di Shein sono arrivati confezionati all'interno di questo sacchettino. Con Shein mi trovo sempre molto molto bene, è uno dei siti asiatici che preferisco per quanto riguarda insomma i capi, perché sono sempre di qualità leggermente maggiore rispetto agli altri, ma anche Zaful è diventato uno dei miei siti preferiti asiatici, quindi se vi piacciono queste cosine, questi due siti ve li consiglio. Questa è la gonnellina che sicuramente sia ad occhio mi sembra che mi vada di vita, perché non è troppo troppo grande. Anche questa è in simil pelle, tutta nera, con queste stelline grigie argento. Cioè, sono sparse in tutta la gonna, sia davanti che dietro. Mi piace un sacco, non vedo l'ora di vederla indossata. È una gonna a vita alta, che poi cade leggermente più morbida, un po' come le altre, come stile. Anche questa è fatta davvero bene, non c'è nessuna piega strana, non c'è nessun difetto. E poi una cosa che mi piace troppo di questa gonna è che ci sono tutte queste stelline che la rendono un po' più particolare e diversa dal solito. E poi l'altro capo che ho scelto sul sito di Shein è stata una scelta un po' così pazza, simpatica. Guardate, vediamo se riuscite a capire cosa ho ordinato, faccio una piccola anteprima. Ho preso un pigiama molto ingombrante, molto appariscente, perché in realtà non lo utilizzerò come pigiama, ma mi piaceva, e quindi alla fine ho scelto questo tra le tante cose che c'erano. Ed è una tuta intera di pile, diciamo, morbidissima, cioè è troppo morbida, è morbidissima, ed è fatta con il musino dell'unicorno. Ebbene sì, ho scelto questa tuta che è gigante, ho preso la taglia S, però sembra gigante, una tuta intera appunto. Abbiamo la parte del cappuccio con gli occhietti, con il corno, tutta bianca, con i dettagli fucsia, cioè spettacolare. Cioè, poi il tessuto è davvero super super morbido, non so quante volte la utilizzerò, però mi piaceva, quindi l'ho scelta. A manica lunga, pantaloni, cioè non ci sono neanche nell'inquadratura, pantaloni super super lunghi, e c'è tanto di codina rosa. No vabbè, questa ci sta per una foto su Instagram. E poi ci sono anche le ali, sì, le ali sulla schiena. No vabbè, questa la devo troppo provare. E davanti è fatta così, con la parte interna rosa. Per quanto riguarda la qualità, ragazze, è davvero fatta bene, perché assomiglia tantissimo alle vestaglie di pile che mi capita di acquistare o da Primark o da H&M. Davvero morbidissima, e poi vabbè, è troppo simpatica. Cioè, con il cuore ci sono tutti i dettagli, fatto davvero molto molto bene. Niente, vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho ordinato sul sito di Zaful e sul sito di Shein, vi lascio i riferimenti qua sotto nell'info box. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Adesso inizierò in questi giorni a andare a dare un'occhiata insomma nei vari negozi, vedere insomma cosa lanciano, cosa hanno lanciato per questi saldi, anche se in realtà preferisco sempre aspettare la fine dei saldi, perché aumentano gli sconti, e poi io devo andare con il troppo casino, non ce la faccio. Preferisco in realtà ordinare online quando ci sono i saldi, però un piccolo giretto lo andrò a fare. Se il video vi è piaciuto mi invito a mettere un bel pollice in su, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, e inoltre voglio ringraziarvi tantissimo perché abbiamo superato i 50.000 iscritti! Sono troppo contenta, questo è successo il 1 gennaio, e se vi ricordate nel video che ho fatto l'anno scorso a gennaio, per i buoni propositi del 2017, c'era anche quello di raggiungere i 50.000 iscritti, e ce l'ho fatta. Ragazzi, sono davvero contentissima, vi mando un bacione enorme a tutte voi, grazie mille per seguirmi.
seguirmi sempre con affetto, per lasciarmi dei messaggi sempre super dolci. Siete veramente sempre carinissime con me, quindi davvero grazie di cuore. E niente, vi mando ancora un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!